Salve, sono Nicola Convertino, il patron del Sanremo Music Award, che è stato registrato a livello internazionale ormai da oltre 20 anni. Per molto tempo siamo stati legati all'organizzazione di grandi eventi culturali e abbiamo creato questo marchio, il Sanremo Music Award, pensando di incorporare tutta l'esperienza accumulata in questi anni e lanciarla nel mondo come un evento multiculturale completo. Tuttavia, il Sanremo Music Award è una proposta per internazionalizzare la filosofia di vita dell'Italia nel mondo attraverso musica, gastronomia e moda. E siamo aperti ad espanderle anche in altre manifestazioni culturali che portiamo in giro per il mondo. I Sanremo Music Award sono tenuti in diversi paesi in tutto il mondo, come Russia, Uzbekistan, Tunisia, Messico, Romania, Tenerife, Moldavia, eccetera, eccetera, tanti altri. E adesso anche lo porteremo nella Repubblica Cinese, dove stiamo lavorando molto, in maniera molto forte con l'Accademia della Moda, tenendo conto che io sono il vicepresidente di tre multinazionali cinesi e quindi interagisco molto con quella che è la cultura cinese, con quella italiana. Sanremo Music Award arriva in Latino America con delle grandi scommesse, delle grandi aspettative, facendo degli scambi professionali e commerciali. Per quanto detto, abbiamo dato la rappresentanza del marchio per quel mercato a un team di dirigenti esperti nel business internazionale, ma anche con grande esperienza nell'organizzazione di progetti culturali. Cuba è un paese che è molto vicino al nostro strato e di fatto ci accomunano i sentimenti umani e riconosciamo il potenziale culturale di quest'isola, che conta numerosi artisti di prestigio internazionale. Riteniamo inoltre che un mercato emergente come quello cubano ci dà buone possibilità di stabilire relazioni bilaterali tra i due paesi, cioè tra Cuba e l'Italia. E questo anche per quanto riguarda le imprese. Questo è un discorso a medio e lungo termine, naturalmente, quindi è un discorso che faremo anche per il futuro. Alcuni dirigenti del Sanremo Music Award hanno collaborato già con artisti cubani, anche io personalmente, e questo nell'arco degli ultimi 30 anni. Parallelamente alla proposta del Sanremo Music Award a Cuba, la nostra squadra di rappresentanza cubana, e quindi anche per tutto il Latino America, gestisce l'arrivo di questo evento non solo a Cuba, ma anche in altri paesi confinanti, anche altri paesi dell'America Latina. E questo è stato molto positivo e siamo soddisfatti del lavoro professionale che questo team ha svolto e sta svolgendo per coordinare tutti i rappresentanti del Libero America. E il comitato organizzatore del Sanremo Music Award sull'isola, e tutti i fattori sono stati strategicamente aggiunti per raggiungere questo obiettivo. Oggi stiamo effettuando un lancio ufficiale del Sanremo Music Award da Cuba a tutto il mondo. Le aspettative che abbiamo con la realizzazione della manifestazione del Sanremo Music Award a Cuba sono positive. Riteniamo che le relazioni commerciali bilaterali fra i due paesi possono essere ulteriormente rafforzate e ottenere risultati prosperosi negli scambi socio-culturali e filosofie di vita dei due paesi. Detto questo, vi ringrazio da Nicola Convertino e ringrazio Cuba di avermi dato questa possibilità di comunicare con il mondo, Cuba, l'Italia e il resto del mondo. Ciao.